Ciao a tutti, oggi parleremo della potatura tunnara del prunus. Qui ho due ciliegi selvatici che fanno parte della famiglia dei prunus, che è molto vasta, perché diciamo che all'interno di questa famiglia ci possono stare gli albicocchi, ciliegi, noccioli, peschi e quant'altro. Diciamo che è proprio una famiglia molto, molto, molto grande. Diciamo che il prunus viene apprezzato principalmente per la fioritura. Quindi a livello estetico non viene tanto guardato, l'importante è che faccia una buona fioritura. Per quello che riguarda questa pianta qua è molto facile avere una buona fioritura, anche perché non distingue come prunus numen le gemme da fare da fiore, cioè le distingue ma molto raramente, diciamo. Nel senso che dove fa le foglie, scusate, dove fa i fiori, dopo fa anche le foglie. Anche qua sarà una potatura molto semplice, come la potatura autunnale, quindi molto, molto blanda. Prima di cominciare la potatura, vorrei un po' illustrarvi il discorso delle gemme da foglie e da fiore, soprattutto perché la prunus numen, che è un po' più difficile, non tanto da far fiorire, perché fiorisce, più che altro da far ramificare, perché le gemme da foglia le mette solo all'esterno dei rami. Allora, la differenza principale tra una gemma da foglia e da fiore è la forma. Allora, diciamo che quella da foglia ha una forma molto appuntita, invece quella da fiore è una forma molto, molto tondeggiante. E nei prunus già adesso riusciamo a distinguere queste gemme, poi ve le faccio vedere sulla pianta. Allora, per chi ha il prunus mume, supponiamo che questo qua è il ramo del prunus mume, il rosso fra le gemme da fiore e il blu quelle da foglia. Allora, innanzitutto bisogna sapere che il prunus solitamente le gemme da fiore le fa negli internodi più interni. Quindi potrebbero essere qua, 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 qua e qua. Invece quelle da foglia le fa principalmente nella parte apicale della pianta. Quindi quando facciamo la potatura, come vi dico sempre, di tagliare, come in questo caso che sono le gemme alterne alla terza gemma, non possiamo farlo, nel senso che bisogna stare molto attenti perché se tagliamo qua avremo solo la fioritura e niente foglie, quindi il ramo morirebbe. Quindi in questo caso dobbiamo tagliare solo la parte, diciamo, apicale del ramo. Però se la pianta sta bene, quindi molto sana e molto vigorosa e non ha problemi, diciamo, a sopravvivere, fa anche un maggior numero di gemme da foglia che possono anche stare insieme a quelle da fiore. Quindi è molto importante osservare bene le gemme e vedere realmente dove sono quelle da foglia. Quindi come in questo caso, che vediamo che abbiamo una, due, tre gemme da foglia qua, possiamo tagliare qua. Così avremo una fioritura che va fino sull'apice del ramo, però al suo tempo avremo anche le gemme da foglia per aumentare un po' la ramificazione della pianta. In questo caso vediamo che dove la pianta fa due gemme, fa una da foglia e una da fiore. Ora vediamo che quella da fiore è quella sotto, che è quella più tozza e più grossa, quella da foglia è quella piccolina sopra più appuntita. E se facciamo caso dove ha fatto due gemme abbiamo una da fiore e una da foglia. In tutti i casi. Spero di essere stato chiaro per quello che riguarda la differenza tra gemme da fiore e gemme da foglia. Ora, qui la potatura autunnale sarà un po' diversa dal solito. Solitamente in questo caso abbiamo tagliato la terza gemma visibile. Però, siccome dicevo prima che il prunus viene principalmente allevato per la sua fioritura, preferisco lasciare qualche gemma in più in modo da avere una bella fioritura. Quindi la potatura della terza gemma andiamo a farla subito dopo la fioritura. Queste piante qua rimangono fiorite un 15-20 giorni, quindi cominciano a fiorire verso la fine di gennaio e metà febbraio più o meno ha già perso i fiori. E lì andremo a intervenire con la potatura, quindi a tagliare la terza gemma. La cosa importante del bonsai è mettersi in testa lo scopo per cui leviamo una pianta, come in caso di questa è per la fioritura. Se in caso avessi una pianta tipo un pesco, un albicocco che fa diciamo un frutto più grande, potrei, oltre per la fioritura, tenere la pianta anche per i frutti. Perché diciamo che a livello estetico viene apprezzata anche una pianta con i suoi frutti. Io ho scelto per questa pianta qua di tenerla solo per la fioritura, quindi goderla anche 15-20 giorni a inizio anno e basta. Quindi vi dicevo che non possiamo pretendere di avere la pianta bella tutto l'anno, se è bella da vedere, da esporre, perché
Però magari avendo in testa che vogliamo avere una buona fioritura, vogliamo avere una buona fruttificazione, vogliamo avere un buon fogliame, dobbiamo fare una selezione in partenza, diciamo. Allora, cominciamo col dire che già il pruno si dà il vantaggio che è già una linea molto mossa della ramificazione, vediamo che è abbastanza spezzettata. È importante ricreare con la potatura queste forme qua, questi angoli abbastanza vistosi. Allora, con questo rametto vediamo che abbiamo 1, 2, 3, 4 più altre due gemme qua in punta. Allora, due gemme qua in punta così attaccate rischiano un po' di far ingrossare la parte apicale del ramo. Quindi andiamo solamente a togliere questa parte qua lasciando appunto 4 gemme. Qui invece vediamo che il ramo ha veramente tantissime gemme, proprio è molto vigoroso. Allora, anche qua andiamo solamente a accorciarlo, non di molto. Lasciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gemme. In questo momento qua, che potremmo la pianta, potremmo anche andare a togliere questi rametti qua che crescono sul tronco, se darebbero fastidio. Però il mio obiettivo sarà anche quello di accorciare questa linea qua, perché è molto uguale come diametro al tronco, quindi diciamo che mi perdo un po' di estetica. Quindi per il momento io questi qua li lascio così, perché intanto vorrei appunto già con quest'anno, già con, scusate, col prossimo anno cominciare ad accorciare questa parte qua di pianta. Vado solo a eliminare questo qua, così evito che mi si ingrossi ulteriormente quella parte di pianta, che qua faccia una palla, diciamo, di legno. Allora, continuiamo con la potatura, anche qua andiamo ad accorciare leggermente il ramo. Vediamo che anche qua c'è un mucchio di gemme, quindi andiamo lì ad eliminarle in modo appunto ad avere una linea più sottile che non formi nessun nodo, diciamo. Qua sopra che è la parte apicale anche. Ok, questa pianta qua a posto, adesso vediamo anche l'altra pianta. Questo qua è lato ciliegio, vediamo che lo facciamo drappotare, lasciamo un po' così, magari qua togliamo che qua sono le gemme molto attaccate sull'apice che possono formarmi un nodo, diciamo, antiestetico. Anche qua devo decidere quale dei due rami eliminare. Eliminazione che non farò già subito, comunque comincerò a farla già col prossimo anno. Quindi sicuramente andrò a eliminare questo qua. Questo qua, diciamo, ha più gemme internamente, che quindi sono più vicino al tronco, che possono formarmi una ramificazione nuova da coprire questo buco qua. Invece questa parte qua è spoglia, quindi un po' mi crea qualche problema. Comunque sono tutti lavori che andiamo a vedere più avanti con calma. Continuiamo con la potatura nella parte alta, andiamo solo ad accorciare qualche rametto, togliere qualche rametto secco e niente di più. È proprio un lavoro, diciamo, molto, molto semplice, molto approssimato, quello che facciamo su queste piante qua in questo periodo. Diversamente sarebbe stato se era un prunus mume, allora lì in quel caso dovevo veramente andare a guardare le gemme. La potatura è stata fatta su entrambe le piante, non è stata una potatura, diciamo, che ha scombrato la pianta, anzi proprio abbiamo tolto veramente pochissimo. Diciamo che già la qualità, la specie della pianta ci aiuta perché rimane molto compatta, essendo che natura cresce come cespuglio, diciamo non abbiamo molti problemi a livello di lunghe cacciate. Però come vi dicevo è una pianta che tengo principalmente per la fioritura, quindi per me è importante che faccia una buona fioritura. Essendo una specie selvatica, è non strana, è molto vigorosa, e il consiglio che vi do sempre. Cadiamo su specie non strane, selvatiche, che abbiamo veramente belle piante, anche da fiore e da frutto. È inutile andare a cercare piante tropicali, andare a cercare piante che vengono dal Giappone, perché non è detto che realmente da noi stanno bene come piante, anche se il clima è abbastanza simile. Queste piante qua sono sicuramente più facili da mantenere, hanno meno problemi e resistono meglio a tutti i problemi, cioè a tutte le problematiche che potrebbero avere col clima, sia col caldo che col freddo. Poi appunto, essendo una pianta che vegeta molto bene, fa parecchie gemme, tutte le gemme fioriscono, a livello estetico è anche più gradevole, è più facile appunto avere la fioritura. Ok, anche per questa volta è tutto, ci vediamo, ciao!